zona per discutere di questa problematica del commercio a Napoli e del microcredito aziendale proposto dal Movimento 5 Stelle. Vi invito tutti domani a venire qui dalle 6 alle 8. Però lui ti diceva che la gente che sta qua, i commercianti che sono qua, quindi parla proprio di chi? Perché tutto corso un bene. Allora, Mario, scusa, non ti creare problemi. Abbiamo lavorato, ma io non so che non ci lavorato. Allora, non posso fare una fatta. Moderatore Moderi. A parlare, quindi un po' che rispetto al moderatore. Ma chi ore? Allora, devo dirvi che personalmente ritengo molto molto autorevole come ha trattato certi temi così importanti, e mi sono piaciuti particolarmente perché hanno messo in evidenza un nostro limite non solo del meetup di Napoli, ma per quanto mi riguarda di tutto il meetup della regione, del Movimento 5 Stelle della regione. Vi potrei portare degli esempi diretti anche da Pozzuoli, ma siccome il tempo è poco, vi dico solamente che anche a Pozzuoli si voterà l'anno prossimo e anche a Pozzuoli si stanno cominciando a vedere certi scricchiolini strani che in un modo o nell'altro dovranno essere affrontati, non so come. La cosa importante, direi, è anche in modo sintetico, direi di cominciare a vedere le cose che, le posizioni che ci uniscono questa sera, perché sono tutte posizioni che ci portano ad un'unica, mi pare di aver capito, ad un'unica conclusione: la necessità di fare un meetup cittadino nel quale iniziare a parlare seriamente di modalità con cui noi dobbiamo sviluppare la nostra azione politica a partire dai temi che ci appartengono. Quindi modalità e temi, da questa discussione poi forse probabilmente nel modo giusto ed operativo possono ricadere altri discorsi più specifici riferiti alla prossima tornata elettorale, ma solo se noi sappiamo individuare un metodo che ci metta in modo, come dire, centralizzato in relazione uno con l'altro, in altre parole che ci faccia la comunità. Allora io proporrei a questo punto di, se voi siete d'accordo, di lanciare questa richiesta, no? Come meetup di questa sera, di lanciare questa richiesta di un meetup cittadino che parli di programmi, che parli di temi, che parli di modalità di organizzazione futura immediata. Voi che dite? D'accordissimo. Chi lo fa? Penso che comunque alla fine la sintesi sia questa: sulle modalità di questa cittadina che sia aperta e che sia costruita con il metodo del brainstorming, cioè ciascuno parla e dice: per me la priorità della città è questa, e automaticamente quella priorità entra nel programma. Deve essere approfondita, studiata, e si devono trovare soluzioni programmate. Punto. È questo quello che bisogna fare. È questo quello che bisogna fare. Nient'altro. Però non lasciamolo cadere questa cosa, come tante altre cose che Ok, chi si prende l'impegno di scrivere questa cosa? In maniera democratica. No, a dire un po' di questa iniziativa, perché molti non la conoscono. Un attimo, Pasquale, parlando di cose concrete. Via De Roberto. Pure la cosa sulla disabilità, come ha detto lui, sì, sicuramente.
io inviterei tutto il gruppo quando facciamo questi gazebo, siccome c'è un'esigenza di temi, no? Allora i temi possono essere quelli, diciamo, come dire, generali, relativi, che ne so, il lavoro, i trasporti, però possono essere anche prossimi alla cittadinanza, quindi ai problemi reali, come che si vivono, diciamo, nei quartieri, che vivono le persone. No? Quindi io dicevo di organizzare magari un gioco come se fosse una vita, non mi sono assassinato come era uno strumento di propaganda, di portavoce, fanno a Roma o fanno alla regione. Ma di organizzare in base alle problematiche, ma vedi se ci riesci a coinvolgere i cittadini, diciamo, e farli partecipare. E questo rientra all'azione di Via De Roberto. Via De Roberto, dove c'è lo scasso, una volta, a Poggiorale, dove praticamente noi abbiamo raccolto le inserite. C'è il euro intero? Abbiamo fatto un progetto che abbiamo intenzione di legare alla petizione e di portare al comune. In più, stiamo pensando ad un evento il 10 luglio, venerdì 10 luglio, perché fortunatamente abbiamo trovato parallelamente agli attivisti anche un gruppo di cittadini, gli artisti che fanno cura, murales, e insieme a loro abbiamo programmato di fare un murales a Via De Roberto. Abbiamo trovato anche un muro di una società privata, perché era complicato trovare un muro pubblico meno per mesi, eccetera, eccetera. Abbiamo trovato questa società che ci darà questo muro, però abbiamo bisogno di altro finanziarci. Come ci hanno finanziato? Gli artisti hanno fatto un contratto di Forza Voce, questo evento vi terremo in Forza Voce, che loro verranno e speriamo acquistino, diciamo, questi risultati. Quindi finanzieremo gli strumenti che servono agli artisti per fare questo percorso. Nel progetto, speriamo di aver ascoltato. Tra le varie cose c'era quello di dedicare questa zona anche alla street art. Quindi gli artisti devono essere liberi di essere in qualsiasi momento che passi dal Roberto, che attualmente è una discarica, ci sono prossimi sono corse di cavalli, tutto la nostra era una zona anche mercatale, quindi trasformarla anche in una zona mercatale, far passare un autobus, quindi abbiamo le distanze dei cittadini della zona, che ci vede un autobus che muore alle volte quando hanno il progresso, sono prigionieri della zona, attraverso la street art, quindi anche di qualificarla, naturalmente di dare continuamente la zona di primo obiettivo. Questo secondo me è proprio l'esempio che raggiunge la cittadinanza attiva, secondo me concretamente quello che dovremmo fare da domani fino cioè nel senso che partire dall'esigenza dei cittadini di una zona, sviluppare un'idea, quindi sviluppare quell'idea, come la possiamo sviluppare? Cioè facciamo due distanze che poi abbiamo 5 stelle, ma le istituzioni non ci ascoltano. Sfruttare i gazebo, quindi una petizione, quindi i cittadini come partecipano, siccome non tutti possono partecipare a venire a capire il gazebo, vogliono partecipare con la loro fisica, cioè anche firmando, quindi appoggiando quel progetto che parte dai cittadini della zona per poi essere condivisi da tutti i cittadini della zona. E poi politicamente noi come Movimento 5 Stelle andiamo a portare all'interno dei registri. Cioè tutto un percorso che prende varie cose. Quindi riusciamo a raccogliere un po'. Quindi secondo me io inviterei insomma magari a fare delle azioni simili, perché così riusciamo poi a... Ciao Paola! Ciao Paola. Sì, che le istituzioni c'è, cioè, poi se non le fanno, allora abbiamo una voce in più. Come è fatto con te? Come che dico? Ragazzi, se stanno raccogliendo. Luca,
No, io volevo fare un intervento. Aspetta, Peppe, facci fare un intervento che poi ammi chiusura, allora, capo? Io non ho parlato proprio. Allora, io mi volevo ricollegare a Pio De Roberto. Io a Pio De Roberto ci ho lavorato all'impianto di depurazione. Il punto nevralgico, Pio De Roberto, l'impianto di depurazione. L'impianto di depurazione funziona al 40%. C'è un parassitismo con piani di curazione che fa paura, non lo costruisce, sì, aspetta, ti voglio dire una cosa. Ci sono delle esalazioni fette, cioè una puzza che praticamente quella via di Roberto. Allora noi dobbiamo partire dal modo di depurazione, perché il male endemico che deve arrivare a via Genova, via di Roberto, ci sono sempre delle priorità, sì, perché ci sta chi mi dica che no, aspetta. Allora ti spiego, io ti dico la regione. Allora, ti spiego qual è il nesso. La regione Campania non paga, i floculani, cioè quel materiale biologico che mi rassicuri, la depurazione. Quindi praticamente questo mare. Mi rassicuri. No, io mi sono portato per comprare, ma magari il sindaco. Praticamente vanno a zitto perché non hanno la materia prima per fare la depurazione. Allora, la regione non paga. Loro c'è una depurazione al 40% e c'è una depurazione al 40%, l'impianto non funziona al 100%, perché ci manca via De Roberto, l'impianto di depurazione di Napoli. Questa è una stanza che possono portare. Ecco, allora noi dobbiamo fare pressione alla regione per dire, signori cari, questo impianto ci è costato non so quanti miliardi, perché mi sono scordato, ci è costato tanti miliardi, non funziona, non avete il materiale per farlo funzionare, camma fa... Domanda, calma, quando noi incalziamo, io le so queste cose perché ci ho lavorato là dentro, quando noi facciamo un'istanza del genere ci dovranno dare una risposta, allora partendo dall'impianto di depurazione possiamo fare il murales, ci possiamo fare l'alberello, ci possiamo riqualificare tutto. No, attenzione, se iniziamo a sminuire le cose con dei vocaboli, alla fine non ho capito il problema che dici tu. Però, diciamo, sono due problematiche distinte e separate, che devono andare su due strade diverse, che poi stanno nella stessa zona. Poverelli, che la gente, qualcuno da curatore, se non è un mese, se non è prossimo, nel corso di cavalla, se non è di tutto là, guarda. No, anzi, volevano fare un ingegnerino. Allora, aspetta, le persone che vanno a mangiare, no, voglio finire. Ragazzi, la chiudo la registrazione, no? Allora, attenzione tutti, vai Mauro, vai a chiusura, vai Mauro. Attenzione tutti. Allora, siamo d'accordo per una riunione. Allora, siamo tutti d'accordo che per la riunione il primo sabato di luglio, Città del Sole, 3 del pomeriggio. Allora, per me è un po' difficile ad accedervi perché non ho accesso, però non fa niente, vi seguo, se registrate la... Voglio dire una cosa che non c'ho la possibilità di accesso, vai. Mario, fermatevi un po', due secondi, Vai Pasquale. No, vi volevo dire. Un attimo, siamo a chiusura. Vamo faccio da Lucca. Il 21, il policlinico, il vecchio policlinico, farà visita gratuita alla cittadina. Come va? Ed è un fatto così, sotto la questa assistenza. Però c'è la chiave politica. Qual è la chiave politica? Il prorettore della seconda università portava Caldoro. Ma per recuperare la parte, già stanno facendo per recuperare la parte politica, perché siccome sai che è un'università,
hanno invitato De Luca. Io non so perché abbia invitato De Luca. Vabbè, si sa perché. Il momento, no, aspetta. No, che è importante questa cosa? Perché è sottile la questione. Loro vogliono fare il recupero su De Luca che hanno perso sul Caldoro. Stiamo andando. Che ha vinto? Però loro vogliono apparentarsi. Vogliono recuperare sul piano politico. Hanno perso, però vogliono recuperare De Luca per accaparrarsi la questione a livello, tu sai bene. Assessorato. Io volevo dare un segnale al politico, volevo vedere come mettere un gazebo. Furia 5 Stelle. Ma quando? Quando il 21 giugno. Vecchio. Apposta come specie. No, è perché per dare un segnale, capito? Alla cittadinanza, attenzione. Ok, stop. Come rimaniamo? Io faccio la cosa aperta, non metto date, va bene, decideranno poi su metà. Allora un saluto dall'MS5S Napoli, dal Caffè Ceroli, centro direzionale, per questa bella riunione. Un saluto a tutti ragazzi, ciao.